Eccoci, allora bentornati in diretta. La bella storia di oggi è la storia di Ali, che parte dal Mali, rischia di perdere tutto, si gioca anche la vita, ma poi vince proprio sul rush finale, verrebbe da dire, grazie ad una grande passione. Ci racconta questa storia Giuditta Di Chiara, guardate. È bello, bello cosa. Piedi così, hai capito? Piedi così. Il mio sogno è diventare campione italiano. Mamma mia, troppo. Mio cuore. Ready, go! Quello di Ali è un entusiasmo contagioso. Questa storia ha inizio al CARA di Bari, il centro di accoglienza che lo ospita. Ali corre più veloce di tutti e attira l'attenzione di due insoliti osservatori sportivi, i poliziotti Francesco Leone e Francesco Martino. Ho capito subito che era un atleta, di un bravo atleta. E lui mi diceva che correva al suo paese, ha fatto diverse gare al suo paese, che lui primeggiava. Si era presentato con un abbigliamento non idoneo per questa disciplina, non aveva scarpe in ottimo stato, diciamo pure. E quindi io e il mio collega, vedendo che effettivamente il ragazzo non aveva niente, gli abbiamo dato di tutto e di più al ragazzo, proprio per poterlo poi inserire nel mondo dell'atletica, nel mondo sportivo. Mamma mia, vestiti, tanti vestiti e scarpa, tutto maglietta. Comprato tutto. La cosa che mi colpì furono i suoi occhi che luccicavano, quasi volesse piangere. Lo sosteniamo in tutto e per tutto praticamente, da andarlo a prendere dal CARA fino alla pizza, insomma. Ormai, come lui dice, per me è un fratello minore. Francesco Leone è mio padre. Francesco Martino è fratello. Padre e fratello, parole che suonano come una nuova famiglia. La medicina giusta per curare le ferite del passato. Una banda terroristica approdò nella sua terra, quindi lui è stato costretto per questo a scappare e ad aggiungere fino in Italia. La tappa più brutta, che mi dice lui, è la Libia, dove lì l'hanno preso, l'hanno tenuto segregato per un paio di mesi. Dopo due mesi trascorsi in Libia, Ali viene bendato e imbarcato su un gommone. Ha paura, non sa dove sta andando. Qualcuno parla dell'Italia. Dove Italia? Così. Io ho visto al mare prima, Libia. Mia città, ma non mare. Se io ho paura, mare. Quello io guardare al mare, ho paura. Troppo fame e stanco. Io volevo morire. Così io ho arrivato in Italia, capito? Ho trovato un altro la vita. Ali Dramé, profugo del Mali. Ora fa grandi sogni e non è più solo. Eccolo, felice in mezzo ai suoi due angeli custodi. Allora salutiamo e facciamo un in bocca al lupo da Ali.